Ancora una polemica inutile sulla rimozione del lavarone. Gli interventi sono stati concordati in toto con l'Associazione degli Stabilimenti Balneari di Marina di Pietrasanta. Ci siamo visti ripetutamente a febbraio e nel mese di marzo. Abbiamo convenuto che era assurdo non aspettare il termine delle mareggiate. Ricordiamo che l'ultima mareggiata c'è stata intorno al 20 di marzo, prima di rimuovere il detrito, perché questo avrebbe comportato spese più elevate per la comunità. Io non rispondo soltanto ai balneari, io rispondo a tutti i cittadini di Pietrasanta che non avrebbero tollerato una spesa doppia per poter togliere alcuni mucchi di lavarone. Le spiagge erano ordinate, il detrito è stato ammucchiato, siamo partiti nella rimozione da Fiumetto dove c'erano più bagni e più stabilimenti balneari aperti. Quindi ancora una polemica inutile, per lo più proviene da coloro i quali hanno lasciato per giorni il lavarone a giugno sulle spiagge. Mi dispiace, questo non lo accetto, perché siamo a marzo, quindi era importante dare una bella sistemata a tutta la Versilia. Siamo partiti dal Via Lammare con i giardini, eccetera, una bella Pietrasanta si è presentata al turista e non sciagattata come era qualche anno fa.